Планеты Земля, ее процветание, а быть может и упадок, и окончательное рабство, и потребление всех ее ресурсов. Мы должны соберечь эти земли, сохранить их уникальность и неповторимость ради того, чтобы будущие поколения белых детей могли любоваться красотой пейзажей и картин. И выход! Yeah!
via. Siamo indignati che voi appunto dovete, come si può dire, rappresentare cosa? Gli allevatori. Allora, premettendo che non ce l'abbiamo con gli agricoltori, perché fortunatamente per gli agricoltori noi siamo quasi tutti vegani e vegetariani. Il discorso è dell'allevamento. L'allevamento che oggi, oltre a creare problemi a quello che è il benessere dell'animale e la salvaguardia del pianeta, crea anche un problema in questa cittadina, in questa provincia e zone limitrofi, l'abbattimento dei lupi, perché i lupi vengono abbattuti semplicemente per dare spazio a quelle persone che vengono chiamate allevatori, noi li chiamiamo aguzzini, questi signori che pretendono di stare sul divano a guardarsi la televisione e a far girare le loro mandrie, i loro greggi di pecore, e si lamentano che vengono aggredite dal lupo. Allora io dico, guardiamo in fondo qual è il problema. Il problema sostanziale è che il lupo è stato abbattuto per anni nelle nostre regioni, nelle nostre nazioni, perché va in conflitto con quelli che sono i vostri interessi. Quindi iniziamo a togliere di mezzo i cacciatori che abbattono le vere prede del lupo, e il lupo le pecore non le tocca. Ma io voglio dirvi una cosa da persona antispecista, da vegano: le pecore non devono esistere, perché le pecore sono degli animali creati e selezionati dall'uomo per i vostri schifosi profitti. Quindi niente pecore, niente abbattimenti di lupi e niente cacciatori che devono controllare la demografia, perché la demografia degli animali, di tutti gli animali, viene controllata da quello che è l'equilibrio naturale di tutte le specie. L'uomo non può arrogarsi il diritto di abbattere un animale semplicemente per dar spazio alle sue schifose attività, a queste attività sporche di sangue. Oggi siamo qui in pochini, mi dispiace, ma non tutti hanno la disponibilità a venire qua, ma sono tutti indignati, lo vedete sui social network, fortunatamente anche le amministrazioni sono indignate. E oggi qui abbiamo il sindaco che è stato, poverino, oggetto di tanti attacchi, ma lui non crede assolutamente niente, perché è un sindaco come altri contro l'abbattimento, contro il bracconaggio. Quindi non mettiamo in mezzo i sindaci, perché tante volte loro lottano per salvaguardare il diritto di un animale al benessere, ma anche loro sono vittime della nostra schifosa industria, dei grassi, dei latticini derivati, della carne derivati. Quindi se volete fare qualcosa di buono, datevi all'agricoltura, ma l'agricoltura per noi esseri umani, non per i vostri animali, anzi i vostri schiavi, perché vi ricordo che un chilo di carne per essere prodotto consuma 15.000 litri d'acqua e 13.000 di frumento. Quindi non prendiamoci in giro, andate a tappare la terra, perché il nostro cibo alle radici non ha sangue. Sindaco, vorremmo lasciarle la parola a lei per dire due parole. Faccio il volume. Allora, vi ringrazio innanzitutto di avermi invitato, e ho accettato volentieri l'invito per essere qui con voi oggi a manifestare. A manifestare per cosa? Allora, il Comune di Suvereto ha avuto la sfortuna di trovarsi per prima ad intervenire su quel fatto criminale che ha smosso questa manifestazione di oggi. E lo ripeto, il 28 aprile 2017 è avvenuto un fatto criminale, perché così si deve chiamare. Un lupo è stato catturato, ucciso, scuoiato, appeso a testa in giù con un cartello che denigrava e anche ridicolizzava la morte stessa del lupo. E quello è un atto criminale che la nostra amministrazione, il sindaco per primo e il mio assessore, che siamo intervenuti alle 7 di mattina subito per coprire, e abbiamo chiamato Carabinieri forestale e chi di dovere per, come dire, procedere
agli atti dovuti in questo caso. Dico sfortuna perché stranamente, purtroppo, per troppo, come dire, mossi dalla pancia, c'è stato un attacco mediatico fortissimo sui social network nei confronti del nostro comune, della nostra amministrazione, e questo mi ha ferito molto. Per quello oggi sono in piazza a metterci la faccia. Bravo, perché il nostro... Bravo, sindaco! Bravissimo! Grande! Bravo! Perché il nostro comune, la nostra amministrazione hanno fatto azioni in questi anni a favore della salvaguardia del lupo, organizzando convegni, passeggiate nel parco di Montioni con associazioni, come dire, predisposte e specialistiche. Abbiamo aperto una sezione dell'EMPA, non esisteva una sezione dell'EMPA al Sovereto, e noi l'abbiamo aperta. Grande. E quindi sentire la mia amministrazione, noi, la nostra comunità attaccata di fronte a questo scempio, se permettete, mi ha lasciato l'amaro in bocca, perché noi siamo vittime come voi, come il lupo e come tutti quegli animali, e vengono maltrattati e uccisi. Questa Grande. È la posizione. Questa è la posizione corretta che un'amministrazione deve tenere, deve denunciare e mettersi dalla parte di chi viene ucciso, in questo caso del lupo. E come ho detto, e poi dico altre due parole perché è importante, come dire, non generalizzare ma circoscrivere, quel fatto non è semplicemente l'uccisione di un lupo. Come ho detto, si configura come una minaccia mafiosa, eh sì, e come tale va trattata. Bravo. E come tale va trattata, e come tale va trattata, perché questo non è il semplice gesto di un folle, no, o di qualcuno che si è voluto, come dire, macabramente divertire. Questi hanno tutti i connotati di un avvertimento mafioso, e il cartello scritto da una mano giovane, perché quello smile non appartiene a un certo mondo, ma appartiene a un mondo ben preciso, è un avvertimento mafioso. Ora sta alle forze dell'ordine non sottovalutarlo e capire a chi era indirizzato. Le devono prendere! Questo ce l'auguriamo tutti. Le devono prendere, ce l'auguriamo pagare, tutti. Portarli in piazza, chi l'ha fatto? In piazza! Perché in galera stanno troppo. Siamo, vabbè, non c'è problemi, sono abituato a parlare a piazza. Siamo, lo ricordo a tutti, in uno stato civile, e io con questa fascia rappresento non solo l'amministrazione ma anche il governo e lo Stato, in senso lato, per l'amor di Dio, lungi da me rappresentare il governo, però rappresento lo Stato fatale. E quindi è giusto le forze dell'ordine, la questura e quant'altro facciano le loro indagini e portino il colpevole dove deve stare in base al codice civile penale di questo Stato. Io questo devo dire e questo penso. Il Comune Sovereto l'ha già annunciato, si costituirà parte civile nell'eventuale processo ai colpevoli. Per due motivi, perché questo, ripeto, è un atto criminale avvenuto sul confine del mio territorio, è avvenuto poi nella provincia di Grosseto, non siamo provincia di Livorno, ma questo è un dettaglio, e il danno di immagine che operazioni, gesti atroci come questo portano a un paese e alla propria comunità. Quindi noi chiederemo i danni morali, perché se io sono in piazza a difendere la parte sana della comunità, poi se è stato lui Sovereto, di Folloni, Grosseto, del Montamiata, questo non mi interessa, va preso e punito, ma lui non va generalizzato e punito un'intera comunità che in questo momento, bravo, il giro del mondo, sputtanando un intero territorio che non se lo merita, perché è un territorio anche di fatto di persone sane che lavorano, non è giusto per un gesto essere sputtanati tutti. Allora mi auguro che venga preso, per quello noi chiederemo i danni, perché io sono qui oggi, ho la fascia, non perché per farmi propaganda, ma perché rappresento il territorio, la parte sana di Sovereto e del territorio che aborda queste cose e mi condanna. E poi devo dire che quello è un avvertimento, è solito avvertimento dato alla politica, sì, a quella politica che dorme, a quella politica che pensa al consenso e ai voti e che non si schiera mai. Bravo. E allora sta
tutti i sindaci della zona, dove sono? Bravo, dove sono? Al solito, mi trovo sempre solo alle manifestazioni, mi trovo solo con i cittadini, e questo è un problema. Però questo vi invito a sottolinearlo anche su quel mezzo, su quel social network che ci ha condannato, che mi ha condannato, sono sempre stato in prima fila a rispondere a 200.000 messaggi, ho risposto personalmente, perché questo è il dovere che ti insegno di fronte a queste cose. E dicevo, bisogna puntare il dito a quella politica che non è in grado di fare scelte, perché fa i voti e i consensi, e allora sta con i cacciatori, o bracconieri, o l'allevatore, sta con tutti e non prende decisioni. Mentre per fare le cose per bene, a scontentare qualcuno succede, bisogna sapere da che parte si sta, perché poi è inutile andare il 25 aprile a commemorare i partigiani, quando partigiano vuol dire scegliere la parte dove si sta. Io non dico qual è la parte giusta, ognuno ha la sua parte, voi avete le vostre opinioni, le vostre idee, cioè le mie, altri ne hanno. Però bisogna avere il coraggio, quando si veste una fascia, di scegliere da che parte stare e starci dall'inizio alla fine, quando è comodo e quando è scomodo. Ma siccome io non ho problemi a scendere in piazza, non l'ho mai avuti, dicendo anche le cose scomode, probabilmente vuol dire che in mezzo alla gente ci so stare e ci posso stare. Bravo! E ripeto, bravo! Bravo! E poi chiudo, perché non è un comizio, questo, non voglio fare comizi perché non mi interessa cercare né consensi né altro, ma era doveroso essere qui. E guardate, non è nemmeno facile essere qui, per qualcuno forse è scontato, non è facile per niente. Dopo che il nostro comune è stato messo alla berlina, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, con quella petizione, con quanto altro, tirando in mezzo su Veneto e accusando un'intera comunità. Quindi guardate, non è semplice oggi esserci, e io ci sto tranquillo, perché non ho paura della gente, perché so cosa faccio e posso rivendicarlo in qualunque momento, non solo a parole ma con i fatti. Quindi vi invito a venire a Sovereto e vedere come la nostra comunità e la mia amministrazione sta dalla parte giusta, quando c'è da condannare e quando c'è da difendere criminali o gesti criminali o per questo. Noi li difendiamo, li accusiamo, li colpevolizziamo, vanno isolati e puniti. Grazie a tutti. Grazie.